Salve gente, benvenuti in questo nuovo video, il primo di questi due che escono oggi, perché dopo un po' di giorni d'assenza torno con due video, perché sono una persona normale. Oggi parliamo di iOS 15.4 e di iPadOS 15.4, la nuova versione di macOS 12.6 mi sembra, non ricordo benissimo, ma sono state introdotte tante cose. Su iPhone molta roba interessante di cui parliamo, soprattutto su Mac e iPad, Universal Control come funzione principale. La funzione che mi aveva incuriosito di più alla WWDC scorsa è stata finalmente introdotta e ci voglio dedicare anche un video dedicato che uscirà non so quando, però intanto ve ne voglio parlare così a breve in questo video in cui mescolo un po' di cose. Parleremo poi nel pomeriggio di iPad Air, quindi questo pomeriggio, non so quando, forse fra un'ora o fra due, uscirà il video su iPad Air. Spero anche quello vi piaccia, perché è molto interessante. Parleremo anche di iPhone SE, quindi vi terrò aggiornati un po' su queste cose. Allora, iOS 15.4, aggiornamento di metà corsa, che è molto più interessante, perché io, alla presentazione di iOS 15, non mi è cambiato nulla, non mi è proprio cambiato nulla nel mio workflow quotidiano. Se penso a iOS 15 non ci sono funzioni che mi hanno colpito totalmente. Forse l'unica cosa sono stati Focus, veramente la uso pochissimo, solo la notte o proprio a scuola, ma basta, proprio, poi non è che magari uso quella, no, e anche il riepilogo programmato, anche lì magari è comodo ogni tanto, ma poi veramente basta. Mentre ora vengono introdotte tante cose comode. Ah, ve lo dico, non ho mai usato SharePlay, così giusto. iPhone può diventare un POS, non è ancora attivo, ma cioè il vostro iPhone potrà diventare un POS. Questo dà, mi sembra, iPhone 11, se non sbaglio, cosa molto interessante, tanto 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 interessante, perché apre tante tante opzioni. Perché al posto di un POS potete usare semplicemente il vostro iPhone. Io non la darei per banale, secondo me. Poi, documenti, ovviamente per i paesi che lo permettono, e Green Pass, quindi certificato vaccinale su wallet. Io usavo Covid Pass, ora passerò anch'io al certificato vaccinale, certificato comunque da Apple con salute, però neanche lì. Sì, ci sta, soprattutto per i documenti, per patente, cose del genere, che in America, fantastico, raga. La trovo una cosa fantastica. In Italia ci vorrà tanto, ma lo sappiamo benissimo, ci vorrà tanto, tanto, tantissimo. Però quando arriverà sarà comoda. È questione di anni, tanti, tanti anni. Però quando arriva, tanta roba. Ovviamente le 37 nuove emoji, funzione più importante. Traduttore automatico di Safari, delle pagine di Safari anche in italiano. Finalmente, fantastico. Ci sono stati momenti in cui ho detto quella farebbe comodo. Ci pensavo a questa WWDC e dicevo finalmente, perché magari molte volte che mi vado a leggere magari qualche notizia su Twitter, che manda qualche sito magari un po' più dettagliato su qualche argomento un po' più dettagliato per cui io sono personalmente interessato, mi fa piacere anche avermelo in italiano al posto di tradurlo dall'inglese. Bene, mi soddisfo anche questa cosa. Sistemata podcast, finalmente. Podcast, io come app la uso, perché la preferisco i podcast su Spotify. Però sì, un po' confusionari, mentre ora me l'hanno sistemata un po'. E altra cosa molto importante, oltre vabbè quella che ora ne parleremo, perché mi sembra giusto parlarne, è giusto parlarne. È la funzione più importante, che ha fatto più scalpore e che secondo me farà aggiornare molti utenti. Ma ora ne parliamo. Si possono associare note e password. Altra cosa che io reputo tanto, tanto, tanto sottovalutata, perché te hai migliaia. Io ho un sacco di password e magari, boh, intanto me ne perdo. Mentre ora se ci posso assegnare una nota, un suggerimento, è molto più comodo. Molto, molto, molto più comodo. È una cosa veramente, veramente comoda. Cioè, tanto, tanto, tanto sottovalutata. Secondo me è una bella cosa che a molti sicuramente farà comodo e sarà molto utile. Ma passiamo un po' a quello che
delle due funzioni principali, quindi Universal Control, ma lì ne parliamo dopo. Vi voglio dare due dettagli su di lui, perché poi il video sulle mie menti, tante cose che ho da dire su questa cosa, su questa rivoluzione nel mondo Apple, che porta sempre di più a un Apple OS. Parleremo di iPad in questi giorni, sto sviluppando un po' di roba molto interessante e stavolta sono serio. Arriveranno dei bei video sul futuro dell'iPad, uno basato sul Universal Control e il sistema operativo, e un altro un po' basato anche su quella che sarà la forma del video di oggi su iPad Air. Comunque, quindi Universal Control, ma ora parliamo dell'iPhone che si sblocca con Face ID, con la mascherina e gli occhiali da sole. E gli occhiali. Secondo me è una cosa molto ristretta, perché alla fine parte da iPhone 12. Ha venduto tanto, sì, ma ha venduto tanto per gli appassionati. Ha venduto tanto tante le persone che hanno Apple Watch. Perché sono ormai tanti sono gli utenti che hanno Apple Watch, soprattutto quelli che hanno i modelli di iPhone più nuovi. E quelli che possono arrivare a questa funzione. Perché secondo me Apple non te la pubblicizza abbastanza. Secondo me ci devi un po' arrivare, mentre se teniamo anche qualche bella notifichina che ti dice guarda oggi ti puoi usare Face ID con la mascherina, ecco lì sarebbe comodo, perché oggettivamente è una cosa fantastica e per carità un po' in ritardo ti sminuisce tanto la sicurezza del Face ID di Apple, su cui Apple ha sempre puntato tantissimo. Anche al keynote di iPhone X, mi ricordo, tutte le maschere, era veramente difficile sbloccare l'iPhone se non con il volto originale, anche con una maschera no. Quindi non lo so, cioè, però oggettivamente è comoda. Io sentivo mia sorella che ha un iPhone 13 mini che non ha un Apple Watch, gli faccio aggiorna che c'è questa cosa che è comoda, e tanti aggiorneranno per questo. Io, per me è una grandissima svolta per il mercato più non appassionato. È un po' strano da spiegare, ma alla fine è così. Ma ora passiamo a Universal Control. Nel mio cuoricino. E mi sono fatto influenzare da Twitter, da Giulio Brutini. Ormai mentre non ho nessun video di tecnologia, perché è il mio punto di riferimento massimo, con Andrea Galeazzi per le recensioni. Lui sui trip mentali è il punto massimo. Quindi Universal Control è la cosa più bella che Apple abbia fatto, perché te davanti c'è un iMac, sotto un MacBook, e ai lati del MacBook due iPad. Tu puoi usare un solo trackpad, un solo mouse, un solo trackpad, e prendi un file dall'iMac, lo porti sotto al MacBook, vabbè, sì, ok, nulla di che. Mi sembra si potesse già anche fare, ma poi puoi andare di lato e portare il file sull'iPad. Poi andare dall'altro lato e metterlo sull'altro iPad. Bello. Sì, fantastico. Anche per la tastiera. Tu c'hai le note, devi scrivere una roba sull'iPad. Ecco, eventi Apple. Eventi Apple, io sono proprio un maticcio, no? Ti guardi davanti sul Mac e poi ti prendi gli appunti sull'iPad. Vuoi magari fermare un attimo il keynote, un attimino? Vedere due cose. Bene, stoppi, poi vai con il mouse e la tastiera sull'iPad, scrivi sull'iPad e torni al Mac. Sì! E ottimissimo, comodissimo. Si può fare anche ovviamente con la tastiera di iPad, da quello che ho capito, quindi con il trackpad di iPad sulla Magic Keyboard, ma secondo me il trackpad di iPad non ha senso. A quel punto ti prendi il Magic Trackpad oppure usi il mouse che hai abbinato al Mac, cioè basic secondo me, perché non ha oggettivamente senso. Ovviamente bisogna avere un iPad che ha lo stesso di Apple, e questi sono i prodotti che supportano. Compatibilità, tutti i MacBook dal 2018 in poi, quindi i MacBook base no, MacBook Air dal 2018, MacBook Pro dal 2018, iMac dal 2019, Mac Mini dal 2020, quindi M1. Non so perché il 2018 no, mentre gli altri sì, che alla fine il Mac Mini 2018 è uscito con l'iPad Air 2018, questa cosa non l'ho ben capita. Mac Pro ovviamente supportato quello del 2019, mentre iPad sono stati già un po' più clementi, perché Mac molto chiuso, che si va, se non per l'iMac, ad avvicinare tanto all'M1, all'Apple Silicon, anche i MacBook. Alla fine il MacBook Air 2018, per quanto ha venduto insieme al MacBook Air 2020, non hanno potuto
Quindi togliere il MacBook Pro che è più professionale non aveva senso. Il Mac Mini è un altro mercato, quindi hanno tolto. L'iMac ne è uscito solo uno. Beh, anche io, vabbè, ci siamo capiti. Quindi, hanno fatto così, giustamente. Hanno fatto bene. Mac Pro, vabbè, se lo mettiamo sul Mac Pro, dove lo dovevano mettere? iPad invece vi dice un sostituto un po' più clemente. Quindi, iPad dal 2018, sesta generazione, per me uno dei migliori iPad. Ora forse sta perdendo un po', ma ci voglio fare un video perché alla fine è il secondo video più visto del mio canale. Ha senso iPad 2018 nel 2021? Un video fatto totalmente a caso, malissimo, non editato. iPad Pro 2017, quindi né la prima versione del 2015 né quella di marzo 2016, 2017. iPad Air da terza generazione in poi, quindi terza, quarta e quinta, quindi 2019, marzo 2019, e iPad mini anche lì del 2019, che vabbè, prodotto fallimentare. Universal Control, allora, secondo me ci sono dei prodotti su cui ha senso e dei prodotti su cui non ha senso. Su un iPad mini del 2019 non ha senso, perché c'è uno schermetto piccolo, il processore è un A10. Lì sicuramente perde anche tanto di potenza. L'iPad Air di terza generazione anche lui ci sta. L'iPad 6, boh, perché comunque c'ha lo schermo più grande, lo puoi usare con sidecar, ma non lo so. Quindi l'unico che proprio dico non ha assolutamente senso nell'utilità di questa funzione è iPad mini del 2019. Già sul nuovo iPad mini può avere molto più senso perché io l'ho apprezzato veramente tanto. iPad mini, quindi sono anche un po' di parte. Però oggettivamente ha già più senso. E poi buttare giù un prodotto nuovo che è venduto così tanto, vabbè, raga, lo fanno per forza, giustamente, per carità. Quindi, ragazzi, questa è la mia opinione. Voglio dire solo un piccolo spoiler sul prossimo, non quello di oggi, il prossimo video su iPad. Stanno preparando una cosa per cui ho capito perché hanno messo l'M1 sull'iPad Air. Forse ne parlerò già del video che esce dopo. E nulla ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo dopo. Lasciate like che sto facendo un sacco di video. Cioè, raga, il vlog dell'altro giorno è andato benissimo e vi ringrazio, però.